Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono il dottor Max che vi parla da Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania, Africa. Oggi è sabato e voglio leggere qualche cosa che ho trovato di interessante. Io più volte nei miei interventi cerco sempre di portare argomenti, questioni, interventi che hanno fatto altri, perché come sapete, o dovreste sapere, a livello professionale, più che esprimere le proprie idee, bisogna eventualmente fare un lavoro di ricerca, vedere se c'è qualcuno che dice delle cose interessanti, che magari sono in linea con quello che te pensi, e utilizzare appunto l'intervento di questa persona, che è sicuramente più autorevole in questo caso di me, per poi eventualmente fare alcuni commenti al riguardo. Allora, oggi, continuando un pochino il discorso sulle monete digitali, no? Centralizzate, che saranno comunque introdotte a breve, molto breve, e che determineranno una completa, no? Rivoluzione nel mercato finanziario e monetario. Ho scoperto questo intervento, più che intervista, di Fabio Panetta, che si intitola Paradiso Perduto: in che modo la criptovaluta Bitcoin non è riuscita a mantenere le sue promesse e cosa fare al riguardo. Intervento di Fabio Panetta, sto leggendo, membro del comitato esecutivo della BCE, a un panel sul futuro delle criptovalute alla 22ª conferenza annuale della BIS, che si è tenuta il 23 giugno del 2023 a Basilea. Tanto iniziamo a dire che la BIS è la Banca of International Settlement, è una banca del regolamento dei conti, una banca molto importante perché sarebbe in teoria la banca delle banche, cioè è quella istituzione a capo e ha in certo senso anche al controllo di tutte le banche centrali del mondo. Quindi quando si parla anche di Federal Reserve, di banca europea, ecco, si deve comunque capire e considerare che le licenze stesse con le quali queste banche operano, non soltanto queste, le banche centrali e tutte le banche del mondo, in un certo qual modo vengono rilasciate e autorizzate dalla BIS. Senza l'autorizzazione della BIS uno non può aprire una nuova banca. Ora io non li so i dettagli, perché i dettagli lo capite, magari sono disponibili in rete, però io non li ho trovati e vi dico le cose molto così. Il condizionale per tutto quello che vi dico, anche per le cose che apparentemente possono essere certe, va sempre usato, perché sono tutte cose che io recupero da internet. Alcune fonti sono affidabili, come si sa, altre fonti lo sono molto meno. Scusate un attimo che Walter è con noi. Buongiorno Walter, benvenuto. Sto leggendo Buongiorno qualcosa. Giancarlo, buongiorno. E Trick, buongiorno. Ho aperto il microfono a tutti. Adesso sto a tutti. Buongiorno. leggendo, dicevo, un intervento di Fabio Panetta. Ciao. Ciao. Questo intervento l'ho già postato sul canale. Ho fatto una sintesi perché è inutile. Se poi c'ho il link per chi vuole, però buongiorno, buongiorno. Per chi vuole approfondire, c'è il link, si apre il link, è in inglese, ma grosso modo, insomma, si capisce quello che dice. Ho cercato di fare una sintesi e vi inizio a leggere l'introduzione. Quindi parliamo praticamente di Bitcoin. Io leggo e poi vi dico magari delle cose anch'io. Circa 15 anni fa, gli sviluppatori di software che utilizzavano lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, quindi parentesi, Satoshi Nakamoto non è l'inventore, è un team di super professionisti che 15 anni fa ha messo a punto e ha generato il Bitcoin. Vediamo di capire intanto le cose. Continuo leggendo, dice, crearono, quindi chi parla qui è Panetta, crearono il codice segreto di quello che pensavano potesse essere denaro digitale decentralizzato. Da allora le criptovalute hanno fatto affidamento sulla creazione costante di nuove narrazioni per attirare nuovi investitori, rivelando visioni incompatibili di ciò che le criptoattività sono o dovrebbero essere. La visione del contante digitale di un'infrastruttura di pagamento decentralizzata basata sulle criptovalute
è andata storta quando le reti blockchain sono diventate congestionate nel 2017, con conseguente aumento delle commissioni di transazione. Poi qui c'è sotto un grafico che fa la comparazione tra Bitcoin ed altre monete digitali. Successivamente la narrativa dell'oro digitale ha guadagnato slancio, innescando una corsa alle criptovalute che ha portato un adulto su 5 negli Stati Uniti e uno su 10 in Europa a speculare sulle criptovalute, con una capitalizzazione di mercato massima di 2,5 trilioni di euro. Tuttavia, questa illusione che le criptovalute fungessero da denaro facile e da una solida riserva di valore si è dissipata con l'inizio dell'inverno delle criptovalute da novembre del 2021. Il calo del prezzo delle cripto ha portato a un calo di circa, il calo è stato, dico io, del 50% circa, ha portato a un calo di circa 2 trilioni di euro di valore nelle risorse criptografiche in meno di un anno. Questo ha colto milioni di investitori impreparati. Si stima che circa 3/4 degli utenti di Bitcoin abbiano subito perdite sui loro investimenti iniziali in questo momento. Comprensibilmente, molti stanno ora mettendo in discussione il futuro delle criptovalute. Ma lo scoppio della bolla non significa necessariamente la fine del cripto asset. Alla gente piace i locali d'azzardo e investire in criptovalute offre loro un modo per farlo. Le valutazioni delle criptovalute sono altamente volatili, riflettendo l'essenza di qualsiasi valore intrinseco, l'assenza di qualsiasi valore intrinseco. Ciò li rende particolarmente sensibili ai cambiamenti della propensione al rischio e nelle narrazioni di mercato. I recenti sviluppi che hanno interessato i principali exchange di cripto hanno evidenziato le contraddizioni di un sistema che, pur nato per contrastare la centralizzazione del sistema finanziario, è diventato esso stesso altamente centralizzato. È Panetta che naturalmente sta parlando. Oggi sosterrò che a causa dei loro limiti le criptovalute non si sono sviluppate in una forma di finanza innovativa e robusta, ma si sono invece trasformate in una forma di finanza deleteria. L'ecosistema crittografico è pieno di fallimenti di mercato, tra parentesi qui ho scritto FTX, che è fallita nel novembre dello scorso anno, il cui fondatore ufficialmente, che poi non era lui il fondatore, diciamo come prestanome, si chiamava Bankman-Fried, che in inglese vuol dire banchiere fritto. In questo caso si può fare la battutaccia banchiere fritto in tutti i sensi, che è fallita poi l'azienda. E Panetta continua dicendo: esternalità negative e un destino a subire ulteriori interruzioni del mercato a meno che non vengano messe in atto adeguate salvaguardie normative. Scusate un attimo che è arrivato anche Pabasti. Buongiorno Pabasti. Allora, i responsabili politici dovrebbero diffidare dal sostenere un'industria che finora non ha prodotto benefici per la società e che sta cercando sempre più di integrarsi nel sistema finanziario tradizionale, sia per acquisire legittimità come parte di quel sistema che sta lì per sostenerlo. Invece le autorità di regolamentazione dovrebbero sottoporre le cripto a rigorosi standard normativi, affrontare il loro corso sociale e trattare i modelli per quello che sono veramente, una forma di gioco d'azzardo. Mio padre, vi ricordo, faccio parentesi, mio padre diceva sempre: la borsa è un gioco d'azzardo. Continua a leggere. Ciò potrebbe indurre l'ecosistema a compiere maggiori sforzi per fornire valore reale nel campo della finanza digitale. Questa è l'introduzione. Capitolo successivo, paragrafetto. Limitazioni della blockchain. Ripeto, questo non è tutto l'intervento. Ho fatto io una sintesi. Un motivo fondamentale per cui le criptovalute non sono riuscite a far valere la loro pretesa di svolgere il ruolo è tecnico.
In effetti, l'uso della blockchain, in particolare sotto forma di blockchain pubblica e senza autorizzazione per la transazione di crypto asset, ha mostrato limitazioni significative. La transazione di crypto sulle blockchain può essere inefficiente, lenta e costosa. Quindi il trilemma, che sono tre punti, no, della blockchain, presenta tre problematiche: 1, livelli ottimali di sicurezza; 2, scalabilità; e 3, decentralizzazione. Allo stesso tempo, non sono realizzabili. Il crypto asset, che si basano su un meccanismo di convalida, è particolarmente rilevante per il Bitcoin, in quanto la più grande crypto asset per la capitalizzazione del mercato, la più grande crypto asset per la capitalizzazione del mercato, sono risultati economicamente dannosi. Le autorità pubbliche dovranno quindi valutare se crypto asset minano i loro impegni di transazione verde, vuol dire sicura in questo caso. Inoltre, i meccanismi di convalida, che qui chiama della prova del lavoro, cioè che il meccanismo funzioni veramente, sono inadeguati per un uso su larga scala. Il Bitcoin, ad esempio, può ospitare solo fino a 7 transazioni al secondo, le commissioni possono essere esorbitanti. Mentre sono emerse soluzioni alternative per superare il trilemma della blockchain e le carenze dei contesti per transazioni più veloci e più convenienti, comprese quelle al di fuori della blockchain, presentano dei vantaggi. Le transazioni off-chain condotte tramite piattaforme di terze parti compromettono i principali fondamentali dei crypto asset, tra cui sicurezza, validità e immutabilità. Un altro aspetto importante per il rischio operativo insito nelle blockchain pubbliche, a causa dell'assenza di un organo di governo centrale responsabile della gestione operazioni, è la mancanza di un governo centrale responsabile e che gestisca operazioni, incidenti o errori di codice. Inoltre, la gestione delle crypto asset può essere impegnativa. In una blockchain decentralizzata, gli utenti devono proteggere le proprie chiavi di accesso personali utilizzando portafogli self-custody che possono Non si sente più niente. scoraggiarono.
Max, devi uscire perché non si sente più niente. A causa dell'attività. Non si sente più. No, credo che sia uscito e adesso rientrerà sperando in un collegamento migliore. Mi sentite? Adesso sì. Sì. Allora, dove siete rimaste? La conclusione, no? Leggevo la conclusione, giusto? Il passaggio dei portafogli esterni al sistema, stavi parlando. Che non sono sicuri? Ah sì, no, allora l'ultima frase, no, del capitoletto precedente, il paragrafo precedente diceva che hanno creato, studiato un sistema per cui all'inizio si apre un conto, no, come succede sempre, inserendo una username e un password e rimangono quelli. Se per caso, come può succedere qualche volta, uno ha un crash nel computer e perde la username e la password, i soldi sono persi. Non c'è più verso di recuperarli. E questo denota la mala fede di tutto il sistema, eh? Non dico nient'altro, perché può capitare un'emergenza di questo tipo, e un sistema serio, quello di una banca tradizionale come quello di un altro sistema tradizionale, ti dà sempre almeno un'altra opzione, se non due. Avanti. Allora, le conclusioni. Siamo arrivati alle conclusioni. Per concludere, i crypto asset sono stati promossi come alternative decentralizzate che permettono servizi finanziari più resilienti. Quando io ero piccolo, un termine che non esisteva, adesso lo usano molti e vuol dire praticamente più efficienti. Tuttavia, la realtà non è all'altezza della promessa. La tecnologia blockchain alla base delle crypto asset può essere estremamente lenta, ad alta intensità energetica e non sufficientemente stabile. La pratica delle crypto asset per le transazioni quotidiane è bassa a causa della loro complessa gestione per la volatilità dei prezzi. Per affrontare questi inconvenienti, l'ecosistema crittografico ha cambiato la sua narrativa, favorendo forme. C'è qualcuno che ha un microfono aperto, per cortesia? Favorendo forme di organizzazione più centralizzate che enfatizzano la speculazione crittografica e il rapido profitto. Ma gli eventi recenti hanno messo in luce la fragilità dell'ecosistema delle criptovalute, dimostrando quanto velocemente possa evaporare la fiducia dei criptoasset. Per molti aspetti, questo ecosistema ha ricreato proprio le carenze e le vulnerabilità che la tecnologia blockchain intendeva inizialmente affrontare. A complicare ulteriormente le cose, il mercato delle criptovalute cerca l'integrazione del settore finanziario per maggiore rilevanza e supporto del settore pubblico. Ciò non favorirebbe le basi per un futuro sensibile per le criptovalute, semmai aumenterebbe solo contraddizioni e vulnerabilità, con conseguente maggiore instabilità e centralizzazione. Il settore pubblico dovrebbe adottare una posizione determinata, stabilendo un quadro normativo completo che affronti i rischi sociali, ambientali associati alle criptovalute, compreso l'uso di una crypto asset non garantita a fini speculativi. Dovrebbe anche resistere alle richieste di fornire sostegno statale alle criptovalute, che essenzialmente socializzerebbe per rischi crittografici. Il settore pubblico dovrebbe invece
invece concentrare i propri sforzi sul contributo allo sviluppo di attività di regolamento digitale affidabili anche attraverso il lavoro delle valute digitali delle banche centrali. Un'azione decisiva di questo tipo dovrebbe motivare l'ecosistema delle criptovalute, inclusa la sua tecnologia di base a blockchain, a riallineare i suoi obiettivi verso la fornitura di un valore economico reale all'interno del panorama della finanza digitale. Ecco, è inutile che vi dica che questa è una delle poche volte in cui sento e leggo un intervento di un burocrate, perché Panetta è stata una banca d'Italia, sicuramente un burocrate, che condivido al 100%. Non c'è una cosa che, a parte il discorso che mette le azioni sullo stesso valore dell'oro, lasciamo perdere, condivido tutto di quello che ha scritto anche nel resto dell'articolo che ora qui però non ho prodotto perché non te, no, si legge troppo, poi tanto la sintesi è questa qui. Avete per caso domande? Sì. So che ci sono in questo momento chi mi segue amici che insomma hanno investito in Bitcoin in passato, sono fautori del Bitcoin, quindi se qualcuno che è anche più esperto di me, no, vuole dire qualcosa riguardo, io sono qua. Ciao Max, oggi sono riuscito a partecipare in diretta, anche perché la cosa era interessante. Anzitutto, Panetta... Sì, buongiorno, sono entrato. Prego, Panetta è un numero uno delle banche, quindi ascoltare quello che dice lui è improponibile, perché dice solo delle falsità. Il Bitcoin è il nemico numero uno delle banche, quindi non può che parlarne male. Io ti posso assicurare, ho letto quell'articolo di Panetta che hai postato, non c'è una sola riga che dica una verità. Tu puoi leggermi qualunque riga e io te la posso confutare con dati reali. Anzitutto mi sono segnato qui i tre punti: mancanza di sicurezza, mancanza di decentralità, mancanza di scalabilità. È tutto falso. La sicurezza del Bitcoin è data dalla difficoltà di produrlo, vale a dire dall'energia che occorre, e questa energia è sempre in continuo aumento. Questa è la sicurezza di questa valuta, e il suo valore è dato anche da questo costo. Tu sai che ad esempio l'oro richiede circa $1,000 per essere prodotto, quindi praticamente la metà del suo valore se ne va nella produzione. Per produrre un Bitcoin attualmente ci vogliono circa $20,000, quindi adesso siamo un po' sopra, però siamo quasi vicini alla parità. Quindi la sicurezza, ripeto, è data dalla quantità, dal costo che occorre per produrla. La decentralizzazione è indiscutibile, perché è l'unico asset che puoi usare senza l'intervento delle banche. Puoi acquistare e vendere qualunque cosa tramite Bitcoin, non devi passare per le banche. Se i commercianti imparassero che l'uso del Bitcoin evita loro un appoggio presso le banche e soprattutto a costo zero, il Bitcoin si diffonderebbe in modo incredibile. Per quanto riguarda la scalabilità, l'ultimo punto, anche questo è falso. Chiaramente io non posso andare al bar e pagare il caffè con un Bitcoin. Praticamente è stato creato un canale parallelo. Possiamo dire che il Bitcoin è la cassaforte e il canale che si chiama Lightning Network è il portafoglio da usare tutti i giorni. Quindi ogni tanto uno sposta dalla sua cassaforte al portafoglio un po' di satoshi per le spese mensili. Col Lightning Network gli acquisti e le vendite sono di una facilità estrema. Tanto per dare un'idea, la Visa processa circa 64.000 operazioni al secondo. Con Lightning Network si potrà arrivare a milioni di operazioni a costo zero. Quindi la scalabilità è un problema che è stato risolto. Se uno vuole vedere la facilità di usare il Bitcoin,
Può scaricarsi un'applicazione, ci sono tante applicazioni, tanti portafogli Lightning Network. Uno famoso si chiama Wallet of Satoshi. Uno può scaricarlo e giocarsi per vedere la facilità con cui uno può spedirli o riceverli. Io ho tante immagini di attività in tutto il mondo, nei paesi più poveri dove non ci sono anche le banche. Uno va al ristorante e vede che accettano i Bitcoin, si paga in un attimo. Poi potrei parlare della volatilità, della ragione per cui ci sono, eccetera, eccetera, però ti ripeto, quel foglio stampato, scritto da Panetta, è pieno di falsità, perché oggi gli unici che parlano male del Bitcoin sono rimasti solo i banchieri centrali. Ci sono al momento delle richieste presso la SEC di tantissime società di investimento per lanciare gli ETF, che poi sarebbero lo strumento più semplice per il privato per poter acquistare Bitcoin, vista la complessità, e sono in attesa di approvazione. Sto parlando di BlackRock, di Invesco, di Fidelity, aziende che trattano circa 15 trilioni di dollari di risparmio. Fino a pochi mesi fa anche costoro parlavano male del Bitcoin, poi si sono dovuti ravvedere perché effettivamente Bitcoin è e diventerà una potenza sempre maggiore. Grazie Giancarlo. Alla già a Giancarlo. Giancarlo, mi senti? Hai ricaputo? Ti sento a singhiozzo, a singhiozzo. No, io volevo ringraziare Giancarlo per quello che ha detto, concordo con lui pienamente e infatti mi farei una domanda se il signor Panetta ha Bitcoin nel portafoglio. Pronto? Mi sentite? Io non sento, non sento niente. Prego. Chi è che Adesso voleva ti intervenire? sento. Adesso, scusate, ho problemi un po' di linea. Io ho sentito molto male quello che ha detto Giancarlo e comunque lo ringrazio per l'intervento. Ti ricordo, Giancarlo, che questo qui è appunto un canale, per quello che mi riguarda, completamente libero. Cioè io non può dire quello che vuoi, quello che vuole. Io non, se ti dico adesso la mia opinione, ti hai detto la tua, io ti dico la mia, ci mancherebbe. Allora, io vedo le cose sicuramente da una prospettiva molto diversa da come in genere le vede le persone, e questo non è detto che la mia prospettiva sia sempre corretta, però te la dico alla luce di quel poco che possa aver capito io del mercato. Allora, per quello che riguarda le monete digitali, che come sai, una delle cose più importanti per commercializzare un prodotto oggi in tutti i settori è quello che il prodotto sia certificato ISO. Se te non hai la certificazione ISO e poi eventualmente se il prodotto viene dall'Europa, la CE, e te non puoi vendere quel prodotto lì. Guarda caso, il sistema finanziario non, sei quasi sempre fregato di questa cosa e ha certificato, per esempio, ha commercializzato i Bitcoin fregandosi completamente di questi standard minimi di qualità. Te lo dico perché il famoso XBR di cui ho già parlato, collegato alla Ripple, è in effetti una delle poche monete digitali che sottostà alla ISO 20022. Ora è chiaro che uno può dire sì, va bene, ma sono tutte cose burocratiche, tutte cose di sistema, ma cosa te ne frega, ma cosa ti interessa? Eh no, scusa un attimo, non si può adesso di punto in bianco delegare la nostra fiducia ad una moneta che non si sa da chi è stata creata, non si sa chi c'è di dietro. Non si sa bene dove sono queste monete, perché questo benedetto wallet, dove creano questo Bitcoin, dov'è? Non si sa assolutamente niente, si va tutto col sentito dire e non ha nemmeno la certificazione, quella che sia, lo sapete, la più famosa
è la ISO 9001, no? Poi dopo ci sono tutte le altre. Ecco, quindi il primo appunto che faccio è che c'è stato sicuramente qualcuno che fa parte del sistema, fa parte di Wall Street. Ve l'ho detto tante volte, questo è un altro prodotto di Wall Street. Non è possibile che un prodotto arrivi ad avere così tanto successo se non è radicato nella finanza internazionale dell'elite. Non è possibile, non esiste, non te lo fanno fare. Io non so come spiegarvi queste cose. Primo punto. Secondo punto, ma la cosa importante, come ho detto prima, si crea un sito, una cosa, un'azienda seria ti dà l'username, no? Online, password, quello che vuoi, capita che la perdi, gli scrivi e c'è il pulsantino, hai perso la password, hai perso l'username, te la rimandiamo. Un'azienda che veramente è orientata al mercato, scusami Giancarlo, ma io mi occupo di marketing management e io le vedo queste cose qui, non ti può dire non perdere la password, lo username, perché hai perso tutti i soldi. Ma che ragionamento del cazzo è? Scusami, è una cosa inaccettabile. Ma guarda che il Bitcoin non è un'azienda, il Bitcoin siamo tutti noi. Chi lo realizzò? Realizzò un codice che tutti possono andare a leggere perché è open source e la stragrande maggioranza dei programmatori liberi che lavorano gratuitamente lo controllano tutti i giorni, non solo, ma vi apportano tutte quelle modifiche che lo rendono sempre più sicuro nel tempo. Poi un'altra cosa, è vero che tanti dicono che dietro c'è qualcuno di Wall Street, però sono tutte dicerie, nessuno è mai riuscito a provare niente, quindi non capisco. Giancarlo, posso finire il mio intervento? Posso? Scusa, ma è che non ti sentivo più, allora sono intervenuto. Perdonatemi, la linea purtroppo è anche la situazione è questa. Sì, stavo dicendo che non è possibile che un'azienda seria orientata al consumatore, che è la cosa più importante, perché l'obiettivo finale di un'azienda vera orientata al marketing, al servizio del marketing, sono due: generare ricchezza, valore e soddisfare completamente il consumatore. Ecco, il Bitcoin non rispetta assolutamente questi principi fondamentali di marketing management. Ok, quindi già per questo io non ci guarderei, ma neanche per nulla. Non esiste una cosa di questo tipo. Poi, se ci sono degli altri punti molto tecnici all'interno di quello che io ho letto, è chiaro che Panetta lavora per le banche, ma ci mancherebbe altro. Ma io secondo voi lavoro per le banche? A me non me ne frega un caspita di niente. Io leggo delle cose, quando le trovo interessanti ve le ascolto e poi voi magari ci ragionate sopra. Quindi in questo caso qui io sono pienamente d'accordo con quello che dice Panetta nell'insieme, perché quello che stiamo osservando sul Bitcoin lo osserveremo poi con le monete digitali. Quindi il Bitcoin è stato creato da qualcuno come moneta civetta, come si chiama prodotto civetta nel mondo delle aziende del marketing, per cui si crea un prodotto, si crea l'attenzione, si fa un grande casino su quello che diventa un prodotto principale e poi dopo si affibbiano tutti gli altri, si lanciano tutti gli altri. È stata questa la vera funzione del Bitcoin, per testare il mercato. Poi nel momento in cui il Bitcoin invece dovesse ripassare e correggere questi aspetti che io vi ho notato, che sicuramente ce ne sono altri di aspetti critici, ce ne sono sicuramente altri. Quindi due: primo, certificazione ISO di garanzia; secondo, che li allinea a tutte le monete digitali più credibili; secondo, orientamento al mercato con la possibilità di reinserire la password se la perdi. A quel punto Giancarlo se ne riparla, perché se no tutte quelle belle cose che mi dici, mi dispiace, a me non mi vendi niente. Questo poi ognuno si fa l'obiezione. Guarda Massimo,
che io ho tre copie della chiave digitale, non sono così stupido da averne una sola. Una l'ho io, una la do. Dai, Giancarlo, dai, non tutti sono preparati. Funziona così, poi tu devi appunto, ma ti dico questo: quando tu acquisti una chiave digitale, il produttore fa tutte le raccomandazioni, fai questo, mi raccomando, fai questo, poi il secondo passaggio, fai questo, e quindi se uno è stupido, poi se li perde. È come quello che seppellisce l'oro e non si ricorda più dove l'ha messo. Non ha nessuna importanza quello che dici, zero. Perché comunque sia un'azienda orientata al mercato non ti può fare... Il Bitcoin non è un'azienda, il Bitcoin non è un'azienda, tu insisti su questo, non è un'azienda il Bitcoin. Il Bitcoin, come qualsiasi prodotto inserito nel mercato, che sia un'azienda o meno, è irrilevante, deve seguire le aziende di tutela del consumatore finale, perché gli chiedi soldi e li devi rispettare. Nessuno chiede i soldi, ma cosa stai dicendo? Chi è che chiede i soldi? Bitcoin lo compri o no? Allora, è stato messo sul mercato, ma il Bitcoin lo compri è stato no? messo sul mercato il programma per produrre Bitcoin, e tutti noi, cittadini, dovevamo entrare e iniziare a svilupparlo. Noi, non è stata una vendita, il Bitcoin è l'unica criptovaluta che non è mai stata venduta, ma viene creata da noi. Ma cosa stai dicendo? Sì, cosa stai dicendo? Tu devi imparare a studiare il Bitcoin, ascolta, scusami. Ti dico solo un'altra cosa, questa famosa ISO 20022 non ha niente a che fare col Bitcoin. Questo qui non è altro che un programma per la gestione dello SWIFT, perché all'inizio lo SWIFT era, scusami, un gran casino, perché in ogni parte del mondo c'erano certi programmi e era anche difficile spostare. Lo SWIFT sono dei messaggi in cui si dice questo bonifico va qua, quello va là, e quindi occorreva un sistema di programmi globale uguale in tutto il mondo, e si chiama ISO 2022, è lo SWIFT, ma il Bitcoin è al di fuori dello SWIFT, quindi è impossibile che debba chiedere questa certificazione, anche perché è libero, è una cosa libera, assolutamente libera, nessuno l'obbliga a chiedere. Ma scusami, perché non serve al Bitcoin, è al di fuori dello SWIFT. Impara queste cose, scusami, non voglio litigare, però tu stai dicendo delle cose senza preparazione. Ascoltami, ma secondo te esiste una cosa libera nel mondo? Ma te sei sì, il Bitcoin, caro. Solo il allora, Bitcoin. Io non so niente. Il Bitcoin è libero, il Bitcoin è libero. Hai parlato scusami, tu dovrei, ti voglio inviare dei grafici che ti facciano capire esattamente cos'è il Bitcoin. Ma non me ne frega niente dei grafici. Ecco, allora non puoi parlare di una cosa di cui non te ne frega niente. Ci stai prendendo in giro. Perché vuoi parlare di una cosa che non conosci e di cui non ti frega niente. Non parlarne, parla dell'oro, parla di altre cose, ma lascia stare il Bitcoin, per favore. Oppure studia. Ma scusami un attimo, io non ho parlato mai male di niente di nessuno. Io ho rilevato dei punti di debolezza nella struttura della vostra narrazione. Poi starà l'ascoltatore a giudicare se lo vuole comprare o meno. Ho detto anche tre o quattro giorni, settimane fa, che un 10% di Bitcoin in questo momento potrebbe anche essere comprato. Ma che cosa dici? Io sto facendo delle analisi, non sto vendendo niente. Io non vendo niente, non ho mai venduto niente, Giancarlo, per cortesia. Io butto là delle cose e poi uno ci ragiona. Io ti chiedo soltanto di aprire un po' la mente e possibilmente leggere la trilogia, perché ti renderai conto, quando leggi Gerita, che il mondo gira in maniera molto diversa da quello che pensi. Adesso vorrei dare la linea a Walter Manca, scusami, perché qui se no si è preso una direzione, Giancarlo, che io non mi piace. Perché io non c'ho da vendere niente a nessuno. A me non piace che vengano dette delle cose che non sono giuste. Ma questa è la tua opinione. Io ti porto dei fatti. Tu fai delle opinioni, ma io ti porto dei fatti veri. Ma quali sono i fatti? Tutto sul digitale. Tu chiedimi una cosa del Bitcoin e io ti do il fatto. Ma ascoltami, io ho 65 anni. Ne ho viste tante di cose in vita mia, va bene? Ora voi siete tutti presi da queste cose digitali, benissimo, benissimo. Ci troveremo in un mondo digitale in cui te metterai i soldi, come tutti voi altri che vivete in quel mondo lì, in un wallet che non sapete nemmeno dov'è, e di punto in bianco vi troverete senza un centesimo. Vuoi vedere che va a finire così? Vuoi vedere che va a finire così anche col Bitcoin? No, guarda che...
Non è così, perché i programmatori hanno già previsto diverse cose. Si può usare Bitcoin anche senza internet, se tu vuoi saperlo. Anche solo con dei semplici... Perché i programmatori hanno previsto anche questo. Guarda, dietro al Bitcoin c'è Dio. Dio può fare una cosa così in terra, solo Dio. Perché quel prodotto lì, ricorda di quello che ti dico io, è stato creato, è un'altra magia di Wall Street. Studia sì, però cose. Da giornalista mi devi dare anche le prove. Queste cose qui. Il dire non serve a niente, dammi le prove. Come tutto il resto della tecnologia, sono 10-15 anni avanti. Ok? Quindi adesso facciamo parlare Renata. Prego Renata. Sì, io volevo dire questo, sono una persona molto semplice, molto pratica. Ora Giancarlo ha detto la sua opinione e noi l'abbiamo ascoltato e faremo tesoro di quello che ha detto, però mi sembra che sia un po' aggressivo lei Giancarlo, mi scusi, lei ha detto quello che pensava, a me è stato sì. Utile e poi se posso dire, scusi finisco brevemente, se posso dire... Per esempio, io personalmente non la penso come lei e su tante cose non la penso come il dottor Max, però sto a ascoltare perché voglio una pluralità di idee e perché voglio poi scegliere io in definitiva. E se vuole sapere il mio pensiero personale, io penso ancora che dovremmo ritornare al contante legato all'oro. Solo così potremo vivere tra virgolette felicemente e senza pensieri, perché se per caso perdiamo il cellulare o se per caso andiamo ad abitare in mezzo alle popolazioni tribali che non hanno il cellulare, noi di che cosa vivremo e cosa ne faremo dei nostri bitcoin o dei nostri soldi? Non avremo più né uno né l'altro. Scusate, ho detto la mia idea, magari è sbagliata, ma mi sono permessa. Grazie Renata, c'è qualcuno che vuol fare un altro commento a riguardo? Poi dopo si cambia appunto argomento. Qualcuno se che vuol posso, fare? Prego. Posso suggerire un ulteriore elemento di riflessione? Io ho Bitcoin, diciamo che ho Satoshi più che Bitcoin, ma è un mondo al quale mi sono avvicinato nel 2019 per fare più che altro un favore a un amico. Mi sono fatto un favore da un punto di vista economico alla fine, perché mi è andata molto bene, ma faccio fatica a pensare a una ricchezza creata dai computer. Ma questo è un mio limite. Ma la riflessione invece che voglio suggerire è un'altra. Come si sta muovendo la legislazione a livello europeo, credo, ma sicuramente italiano in questo momento, è nella direzione di far rientrare nei controlli anche le criptovalute, il che significa in qualche modo avere lo stesso controllo, la stessa tracciabilità che c'è avendo un conto in banca. E personalmente non apprezzo tutto questo controllo, ecco perché condivido tantissimo il pensiero dei contanti, al di là di quello che si dice che ogni transazione elettronica fatta sui canali bancari va a arricchire le banche e quindi a impoverire i cittadini. Ma di per sé quello che io vedo adesso è che c'è un controllo, e questo controllo per una criptovaluta decentralizzata non ho ancora capito come intendono farlo a livello fiscale, perché quello è il concetto, tassare alla fine anche quello che si fa con le criptovalute, Bitcoin in particolare. E ritengo, e questa però è una... al di là della riflessione che vi ho proposto adesso sul controllo che la rende forse non così decentralizzata come criptovaluta, ma il pensiero che mi faccio io è un altro. Se il Bitcoin avesse effettivamente, come diceva Giancarlo, un utilizzo diretto in Bitcoin
da parte di commercianti, da parte degli operatori economici, sarebbe una via parallela a quella del denaro fiat al quale siamo abituati. Potrebbe essere interessante, potrebbe non esserlo. In effetti, tutta questa informatizzazione che ci sta venendo incontro, per non dire addosso, io personalmente la temo, perché effettivamente quando hai un microchip dentro il quale hai il conto in banca, le criptovalute, tutto quanto che ce l'hai sotto pelle, tutte le cose elettroniche, da chi di elettronica se ne intende, può essere gestito. Quindi rischiamo delle interferenze che forse, dico forse, ma probabilmente anche col denaro contante non avremmo. Ecco, però sono aperto a tutto, come in effetti ho fatto. Grazie. C'è nessun altro che vuole fare altri commenti? Se no poi ritorniamo al discorso un pochino più tecnico, su, cioè, pratico sull'oro. Va bene, allora guarda Walter, prenditi ancora due o tre minuti per fare il punto della situazione sul discorso invito, molto brevemente, invito in Germania, e poi se hai delle cose altre tue da dire, ma proprio in maniera molto sintetica, perché ci sono due o tre persone che non erano collegate precedentemente, quindi magari non ne sanno niente, la promozione, tutta questa cosa qui. Ok, volentieri. Allora, la prima cosa, rispetto a sabato scorso, nel nostro intervento, questa settimana è partita con una informazione molto piacevole da parte di Auvesta, in quanto è partita una promozione dal 7 al 27 agosto, dove ogni giorno varia la percentuale di omaggio sugli acquisti che vengono fatti a partire da 50 euro, dallo 0,5% al 2%. Giusto per informazione, sia ieri che oggi la percentuale per chi fa l'acquisto è del 2%, che viene aggiunta da Auvesta come regalo estivo. Questo per quanto riguarda la promozione in corso. Vi do anche un'informazione: quando chi avesse già il deposito e volesse fare un acquisto approfittando ad esempio oggi del 2%, basta che vada nel proprio deposito, nel portale, e anziché fare come magari ha fatto di solito, cioè il bonifico da Auvesta, indicando il proprio numero di deposito, quando arrivano i soldi Auvesta fa l'operazione di cambio in metalli preziosi. Invece in questo momento c'è la possibilità di fissare il 2% di premio facendo l'acquisto dal portale cliccando compra ora, acquista ora, e con questo si fissa il premio di oggi. Detto questo, passiamo invece all'altro aspetto, che è quello dell'evento che ha organizzato anche questo per la prima volta Auvesta nel 18-19 ottobre di quest'anno, dove verranno premiati i 20 migliori produttori a livello mondiale che Auvesta ha. Fra questi 20 produttori c'è il Dottor Max. La classifica verrà stilata a fine agosto, quindi probabilmente anche la promozione potrebbe essere di aiuto per migliorare il posto in classifica, però è un evento sicuramente, sarà bellissimo. Sono dispiaciutissimo di non poterci partecipare personalmente, ma perché sarò altrove, sempre in posti belli, però non a Monaco di Baviera, non con Auvesta, che da come la conosco ha organizzato sicuramente qualcosa di molto bello, e dove il Dottor Max, che è fra i premiati, parteciperà, e quindi poi ci racconterà lui. Questa è una cosa molto bella che penso si ripeterà. Da un punto di vista commerciale, non so se ci avete fatto caso, ma Auvesta non investe in pubblicità, non usa canali particolari per farsi pubblicità, perché
tutte le pubblicità ovviamente costano e questi costi vanno poi ribaltati su qualcuno che è l'utente finale. Avesta ha fatto questa scelta già fin dall'inizio, da quando è nata, e quindi non fa pubblicità, però questi eventi li fa bene, come fa bene anche queste promozioni. Di solito le faceva per Natale oppure per in occasione di eventi sportivi come campionati di calcio, campionati del mondo di calcio e così via. Estivo non l'aveva mai fatto, adesso abbiamo anche questo, quindi un motivo in più per chi è interessato per fare qualcosa. Max, se vuoi, ti lascio la parola. Max? Ah, vedo che non è neanche... Ah sì, eccolo, è in linea. Max, ci sei? È uscito e sta rientrando. Se qualcuno ha domande per quanto riguarda oro o resta... Eccomi qua, Walter, eccomi qua, scusami. Grazie Walter. Allora, te parli sempre al personale, ma ti devo ricordare che il nostro è un lavoro di team, e quindi siamo noi che siamo stati segnalati più che io, perché io faccio un certo tipo di lavoro, però senza il tuo supporto non avrei potuto fare niente. Quindi, non puoi venire, purtroppo non sono contento di questa tua scelta, però la devo rispettare. Allora, una cosa piuttosto buffa che mi ha scritto Diego adesso è questa: mi segnala un video di Richard Werner, in inglese immagino. E poi mi dice che è curioso che il nome Satoshi Nakamoto si può tradurre in giapponese in Central Intelligence, quindi servizi segreti. Non è curioso questa cosa? Ora poi ci devo ancora studiare, io ve lo dico così al volo perché c'è sicuramente qualcosa sotto, Ora se ci si studia poi qualche cosa viene sicuramente fuori. Allora, quindi c'è una promozione, una doppia promozione, che consiste in quella di Ovesta, in cui vi dà dell'argento a seconda di quello che comprate, va bene? E poi c'è la mia, che io do a seconda dell'acquisto di oro o di metalli preziosi che fate, a partire da 25 vi restituisco dei soldi, ma soldi veri, non sono sconti, buoni, contattate Walter, fate le operazioni con lui, poi lui mi comunica l'acquisto che avete fatto, e questo vale dal 7 fino al 27, e io vi mando questi benedetti soldi, va bene? È tutto spiegato per bene su YouTube, se qualcuno ovviamente vuole dei dettagli mi chiama, ce l'ho anche scritto e ne parliamo a voce, va bene? Allora, c'è nessun altro che ha commenti a riguardo, oppure anche cose diverse, perché praticamente l'intervento oggi si chiuderebbe qui. Abbiamo parlato, insomma, della cosa più importante. Poi ognuno si deve fare le proprie idee sul Bitcoin, capito? Cioè, come sapete, io purtroppo ci sono anche problemi di linea, ho anche un abbassamento di voce. Io voglio affrontare sempre le cose in maniera più lucida, senza contaminazioni. La più semplice possibile. Quindi mi sono già espresso, non ci voglio ritornare sopra, ringrazio comunque Giancarlo di aver dato il suo contributo, però tieni presente, Giancarlo, che noi apprezziamo l'intervento di tutti, però qui io non voglio vendere niente a nessuno e allo stesso tempo non voglio sentire interventi che invece sono interventi comunque sia a supporto. Te hai detto la tua idea, abbiamo capito, ognuno poi fa tesoro di quello che ha sentito in relazione a quello che vuol fare. Io stesso... Certo Massimo, e ti ringrazio per darmi questa opportunità, ti ringrazio tanto. Prego, grazie a te. Ecco, io stesso, sapete che sono contrario agli investimenti in azioni, soprattutto in questo periodo, ma io stesso devo, come ho detto anche la volta scorsa, posso dirvi che se proprio dovete comprare un'azione, comprate delle azioni di queste benedette 5 monete di cui vi ho parlato anche in passato, che ho postato anche diverse volte. Prima fra tutte il Ripple, perché il Ripple sembra che sia proprio anche quel sistema
che sostituirà lo SWIFT. Quindi se volete investire un 5, un 10% di soldi che stanno lì in banca e non vi rendono niente, potete comprare le azioni se proprio. Anche questo dobbiamo essere coerenti sul principio di fondo, che è quello della diversificazione. La diversificazione include un po' di tutto, perché poi è nella frammentazione della diversificazione, si può diversificare anche nell'oro, no? E ne parlavo anche ieri l'altro con un amico che ci ha già comprato dell'oro in Svizzera e mi faceva presente che voleva investire altri, mi sembra, 25.000 con Auvesta, e che però c'era un 1.5% di differenza con un'altra azienda. E io ho detto, beh certo, è quello che probabilmente Auvesta deve pagare per questo benedetto fondo fiduciario, perché non è mica che glielo dà gratis, no? È chiaro che Auvesta costa un po' di più anche per questo. Però un discorso è mettere appunto i soldi in un cavo generale normale, come ce ne sono tanti, e un discorso è mettere all'interno di questo benedetto fondo, di cui io non vi posso parlare, ma che spiego nelle integrazioni 1 e 2. Abbiamo promesso ad Auvesta di non parlarne in diretta, ma ne posso parlare direttamente. Quindi tutti coloro che vogliono capire la differenza, ecco, se c'è una piccola differenza, la differenza probabilmente e consiste in questo, ma consiste anche nel lavoro che facciamo con Walter, perché il team funziona e ha funzionato molto bene. Ricordo che 3 anni fa siamo partiti da zero, meno di 3 anni, siamo partiti da zero. Qui ci si deve scontrare con persone che magari fanno questo lavoro e promuovono la Vesta da 10-15 anni, sicuramente 10 anni, perché credo che Walter ha iniziato nel 2013, credo, quindi ancora prima, no? Ho aperto prima Ovest, quindi che hanno molto più grande esperienza di noi. E io sono partito senza contattare nessuno che conoscevo in Italia, era a New York, e ho detto no, iniziamo a fare il vento. Max, ti abbiamo riperso, non si sente niente. E quello che succede. Abbiamo preso anche il momento giusto. Ho lavorato molto per portare avanti, diciamo, tutto il progetto. E quindi dicevo, ma il servizio che forniamo ha un costo. Perché il servizio di lavoro di Walter ha un costo. Il mio lavoro, che sono lavori in diretto per Auvesta, perché a me non mi paga il mio tempo, mi paga solo quando faccio produzione, ha comunque un costo di organizzazione, di marketing, quello che volete. Auvesta non fa grandi sponsorizzazioni per una ragione molto semplice, perché io ve lo dico come persona che sa qualcosa di marketing, no? Qui non si vendono prodotti largo consumo, non c'è nessuna ragione di fare la pubblicità che fa un'altra azienda per vendervi dei prodotti. I prodotti di grande qualità sponsorizzano soltanto alcuni eventi, per esempio il Rolex sponsorizza il Golf, sponsorizza la Formula 1, per esempio dare il Rolex, non parliamo di Rolex. Auvesta ovviamente dovrebbe ricaricare un enorme costo su queste sponsorizzazioni, e io sono perfettamente d'accordo con loro. Anch'io farei esattamente la stessa cosa, cioè il marketing deve essere finalizzato alla gestione ottimale delle esigenze del cliente. Loro hanno clienti plurimiliardari che non hanno nessun desiderio di vedere questa pubblicità pubblicizzata da tutte le parti, e ovviamente c'è marketing. Quindi tutti coloro che obiettano questa è un'azienda piccola che non la conosce nessuno, è gente che non capisce niente di marketing, perché se uno capisce l'ABC, un commento del genere su un settore particolare come quello dell'oro ovviamente non la farebbe. Però purtroppo ci sono molti disturbatori nel mercato e sono lì a fare commenti pur non sapendo quasi niente. C'è nessuno che ha dei commenti in chiusura? Una nota ve la voglio fare sul discorso dei portafogli digitali. So che stanno vendendo dei corsi a riguardo, e io
io purtroppo sono sempre, mi trovo sempre la maniera di complicarmi la vita qualche volta, mi dovete perdonare. Io sono, quando vedo queste cose qui, io vado, cioè, a un livello, non lo so come spiegare, cioè sento c'è qualcosa che non funziona. Il passaporto, scusate, il wallet digitale segue tutto il discorso della digitalizzazione. Non state dietro al discorso che sono riservati, indipendenti, tutte novelle. Allora te dai i soldi, prima l'avevamo in banca, no? Beh, non male, la banca sappiamo dov'è, sappiamo chi è, sappiamo del direttore, i soldi, bene o male, se andiamo là fino a poco tempo fa ce li davano, dopo un po' non ce li daranno più. Dopo è postato recentemente un video su Facebook in cui oggi, già oggi, all'OBS in Svizzera, e forse Duilio, che c'era Duilio che sta a Zurigo, potrebbe Diego, mi potrebbe fare un controllo ulteriore, più di 250 50 sterline svizzere, no, che ci avete in Svizzera, scusa, i marchi svizzeri, no, ti ringrazio. Sì, non, prego Diego, no, è vera questa cosa? Svizzeri, non marchi. Franchi, certo, franchi svizzeri non si possono prendere. Verifica, ti risulta vera questa cosa? No, qui? Anche in Svizzera? Anche in Svizzera può darsi che ci sia un limite, ma questo limite si abbasserà sempre di più. Quindi il fatto che vi diano la possibilità di buttare tutti questi soldi in un wallet, ma poi dopo non ve li fanno riprendere, ma dovete stare molto attenti a queste cose qui. Attentissimi, sono molto bravi a vendervi queste cose, bravissimi. Io più che come posso dirvi, alzarvi una bandierina rossa non posso fare, poi ognuno fa quello che vuole. L'investimento migliore, compratelo dove volete, ricordatevi, è quello dell'oro, perché l'oro è lì, sarà sempre lì, a meno non ve lo rubino, speriamo di no, e qualsiasi cosa succeda potrete venderlo, acquisterete monete digitali, quel che caspita che vogliono, ma almeno l'asset ce l'avete lì e nessuno ve lo può toccare. Vabbè, queste sono le cose importanti che volevo dire oggi. Nessuno che vuol fare commenti o domande in chiusura? Scusate, c'è un abbassamento di voce abbastanza fastidioso. Allora, vi annuncio una cosa che non è particolarmente forse inerente, però ve la dico. Due cose. La prima è che sto lavorando su un progetto interessante che prevede, se ce la faccio, la vendita di oro dall'Africa all'Italia. Andiamo avanti, vediamo quello che matura. Mi sembra che questa miniera sia una miniera molto seria e vi aggiornerò anche su questo progetto. La seconda cosa è che io sto ancora a disposizione 2 o 3 settimane. Per il discorso, insomma, piano B e piano C, però dal prossimo anno, ve l'annuncio subito, ci sarà un drastico cambiamento nel programma, e poi sarà annunciato quello che eventualmente, quando insomma, sarà il momento, verso novembre-dicembre, a che cosa mi riferisco, perché stanno partendo due progetti quasi di sicuro, e quindi non voglio mettere troppa carne al fuoco. Quindi se qualcuno magari, di tanto alcuni mi seguono, no? Seguono loro, seguono il piano B, grosso modo, sono molte persone, tante volte se mi seguono su entrambi i canali, ecco, sollecito se qualcuno vuole proprio venire, che si muova adesso, perché non ho assoluta certezza di prendere il prossimo anno. Ecco, va bene, allora se non avete altri commenti, naturalmente, o domande, ringrazio il dottor Manca e vi do appuntamento per quello che riguarda l'ora la prossima settimana. Io ringrazio tutti perché siamo in piena estate, fra 3 giorni è Ferragosto, e quindi avere il tempo e la pazienza per seguirmi è sicuramente una cosa che apprezzo molto. Per quello che riguarda invece la Tanzania, insomma, o Zanzibar che sia, vi do appuntamento come al solito a mercoledì. L'unico dubbio è che appunto mercoledì siamo proprio subito dopo Ferragosto, mercoledì il giorno dopo è Ferragosto, anzi sì, il giorno dopo è Ferragosto, non so se ce la facciamo, anzi Ferragosto è il giorno prima, scusatemi, martedì. Cercherò di fare l'intervento regolarmente mercoledì, magari facciamo una chiacchierata tra amici, va bene lo stesso.
Io vi auguro un buon fine settimana a tutti e ci risentiamo presto. Grazie, ciao. Anche da parte grazie, mia. Buongiorno a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao.